Ciao pianisti di Telemasterclass, io sono Marina e oggi vi parlerò delle difficoltà che studenti e docenti incontrano nel momento della lezione di pianoforte online. Gli argomenti principali sono legati alla connessione, all'audio e al video. Per quanto riguarda la connessione, tutti voi avrete sperimentato la situazione nella quale voi state suonando tranquillamente il vostro brano, però chi vi sta ascoltando a un certo punto sente un rallentando, poi magari un'interruzione, e quando la connessione si ristabilisce, improvvisamente un'accelerazione, per cui quello che stavate suonando riparte al triplo del tempo iniziale per ritornare al punto dove siete arrivati. Questa non è un'esperienza piacevole e soprattutto non permette a chi vi sta ascoltando di capire la vostra intenzione musicale. Però si può risolvere fino ad un certo punto. Allora, tutti voi sapete che la connessione è chiaro che più è potente e più è performante. Se voi abitate in una grande città avrete meno problemi, però avrete anche probabilmente più persone che nello stesso momento in casa vostra utilizzeranno la connessione. Quindi, quando noi facciamo la nostra lezione di pianoforte, dovremmo cercare un momento nel quale nessuno sta utilizzando la connessione per avere tutta la capacità possibile a nostra disposizione. L'altra cosa è questa: se voi utilizzate il wifi, potreste essere molto fortunati e avere il modem in prossimità del vostro strumento. Altrimenti, ovvio che più vi allontanate dal modem e minore sarà la capacità di questa vostra connessione. Che cosa fare in questo caso? Utilizzate il computer e un cavo di rete. Il cavo di rete, con una spesa minima, proprio può arrivare, un cavo può arrivare anche a 20 metri, vi permetterà di arrivare anche dall'altro lato della vostra casa e vi permetterà di avere una stabilità ottimale di connessione. Un'ultima cosa in merito alla connessione è cercare di controllare che non ci siano nello stesso momento in cui noi stiamo trasmettendo sul nostro computer delle applicazioni aperte e soprattutto degli aggiornamenti in corso, ma anche sui devices delle altre persone che comunque sono in casa con noi e che stanno utilizzando la connessione. Vediamo adesso il secondo argomento, che è l'audio. L'audio è un aspetto per noi fondamentale. Purtroppo gli strumenti che utilizziamo abitualmente, il telefonino, il tablet, anche il computer, non hanno la possibilità di captare uno spettro di frequenze ampio come quello del nostro pianoforte. Questo è diciamo, un difetto del microfono. Per quanto riguarda invece il volume del suono, c'è un altro problema che è legato al software, per esempio Skype o Zoom che noi utilizziamo. Che cosa succede? Allora, quando noi suoniamo e vogliamo mantenere un piano, il nostro software prende il suono che noi stiamo producendo e se immagina che quella sonorità lì sia troppo bassa, immediatamente la alza un pochettino. Quindi noi stiamo suonando piano, siamo contenti e continuiamo a suonare piano, però si sente questo. Fastidioso. Succede anche il contrario, cioè quando noi suoniamo un crescendo che ci porta al forte, al fortissimo, per il nostro software quello è un crescendo che deve essere ridimensionato, quindi lo toglie e ci riporta sempre al forte o mezzo forte iniziale. Quindi il crescendo viene annullato. Questo è uno dei motivi per cui bisogna usare il computer, perché su computer, all'interno delle nostre applicazioni, Skype o Zoom, ci sono delle funzioni che possono essere regolate e poi vedremo come. Queste stesse impostazioni non si possono regolare dal telefonino, per cui ve lo sconsiglio. Vediamo adesso come disattivare la funzione di regolazione automatica del volume del microfono, prima da Skype e poi da Zoom. Apriamo Skype, nell'ultima versione andiamo sulle impostazioni che si trovano in alto a sinistra, dove sono i tre puntini. Clicchiamo Impostazioni. Su questa pagina delle impostazioni
dove c'è scritto regola automaticamente l'impostazione del microfono, andiamo a disattivare la funzione. Ecco fatto. Poi si apre una barra numerata che servirà per regolare in base alle vostre esigenze il livello del volume di trasmissione. Invece per quanto riguarda Zoom, andiamo nella pagina iniziale dove sono le impostazioni, in alto in questo caso a destra, clicchiamo e di nuovo cerchiamo audio. Qui troveremo volume del microfono automaticamente regolabile, a noi questo non interessa, quindi lo eliminiamo. E poi se andiamo sulle impostazioni avanzate, abbiamo ancora quest'altra opzione che ci permetterà di ottimizzare la sonorità. Adesso, partendo sempre dalla premessa che è preferibile utilizzare appunto il computer per la questione del cavo di rete e anche per questo tipo di impostazioni, c'è una terza ragione per la quale è importante utilizzare questo computer, che è la possibilità di collegare al computer un microfono esterno. Perché il microfono esterno è un grandissimo supporto per avere la possibilità di spostare il vostro apparecchio, cioè il microfono, nel punto migliore dove sentire e dove captare la sonorità dello strumento, facendo una serie di prove, regolando una serie di parametri. I microfoni sono predisposti con un pattern di ricezione specifico a seconda del tipo. I principali sono cardioide o omnidirezionali. Questo, ad esempio, è un microfono cardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il suono di questo microfono viene raccolto in questo modo, con una sorta di cuore sul davanti. Il microfono fa un po' quello che facciamo noi, noi anche ascoltiamo. Quando andiamo al concerto, ascoltiamo girati nella direzione del concertista, anche per sentire meglio, non solo per vederlo. Quando voi utilizzate un microfono cardioide, come ad esempio il registratore Zoom o Tascam, dovete fare attenzione a come lo posizionate, perché se lo coricate e lo posate su un tavolo, su un leggio, non riuscite a ottenere il massimo del risultato. Sarebbe un po' come mettersi con un lato della testa contro il muro o girarsi proprio contro il muro per ascoltare qualcuno che è dietro di noi o di fianco. Quindi attenzione a questo. L'altro microfono, l'omnidirezionale, raccoglie un po' tutto intorno, quello che sente, e potrebbe essere più utile per voi se nell'ambiente dove avete lo strumento l'acustica funziona meglio così, cioè se dovete raccogliere una sonorità che subisce più l'influenza dell'ambiente. Siccome la spesa di acquisto di un microfono cardioide e di un microfono omnidirezionale separati è importante, io vi consiglio di comprare un solo microfono che abbia entrambe le funzioni, con un selettore che vi permetta di scegliere qual è la soluzione migliore in funzione dell'ambiente nel quale vi trovate. Per esempio, io ho acquistato su Amazon un prodotto che trovo che funzioni molto bene, si chiama Blue Yeti, ed è un microfono con un selettore appunto che vi permette di scegliere se cardioide o omnidirezionale, e che ha un costo modesto, perché costa insomma intorno ai 100 euro. Uno strumento che è molto popolare è un registratore tascabile, appunto lo Zoom, che ha due microfoni messi a croce, che hanno una funzione cardioide, quindi è molto popolare perché la ripresa del suono ha proprio un aspetto stereofonico. Ed è facile da utilizzare, anche molto leggero, molto comodo, e appunto è per quello si chiama tascabile. Funziona con pile e ha una scheda di memoria al suo interno che raccoglie i dati e poi voi potrete trasferirli sul vostro computer. Potete anche dotarlo di un cavo USB e quindi trasformarlo, collegandolo al vostro computer, in una scheda audio esterna, in un microfono esterno. Quando andate a comprarlo, prima di comprare, fate un giro, informatevi, prendete, riflettete su tutti gli aspetti che vi possono servire, sul fatto di trovare la cosa più versatile possibile per voi, e poi fate la vostra scelta. Ricordatevi che se appunto prendete lo Zoom vi servirà un supporto, a volte ci sono dei supportini che sono andati insieme che sono piccoli, ma magari a voi serve invece proprio un supporto da terra che vi consenta di tenerlo più in alto.
o se prendete lo Yeti, sappiate che comunque è un po' pesante, quindi è meno facile da trasportare e per quello vi servirà il computer. Ovviamente tutti questi apparecchi sono delle soluzioni di tipo economico, non sono paragonabili a un microfono da studio. Ah, c'è ancora una cosa che vi devo dire per quanto riguarda il capitolo audio, ed è legata all'uso delle cuffie. Io consiglio a tutti i miei studenti di utilizzare le cuffie quando facciamo lezione, per varie ragioni. La prima di queste ragioni è che quando si fa lezione con un'altra persona, appunto l'insegnante dall'altra parte, noi, se non usiamo le cuffie, sentiamo comunque il nostro insegnante che ci parla e che ci dice quello che pensa, insomma, ci dà i suoi suggerimenti. Nello stesso tempo, però, la voce che arriva da parte dell'insegnante, per a rigor di logica, dovrebbe essere ricaptata dal microfono che noi abbiamo e ritrasmessa al nostro insegnante. Questo non succede. E perché non succede? Perché i software che noi utilizziamo per la trasmissione audio e video, appunto come Zoom, come Skype, sono altamente performanti in questo senso, perché hanno un filtro che cerca di eliminare tutti i disturbi. Ma cosa succede? Eliminando le frequenze della voce, esclude anche una sezione di frequenze del nostro strumento. E questo con le cuffie non succede, non avviene, perché le cuffie ovviamente non lasciano uscire la voce e il microfono non può captarla. Allora, per quanto riguarda la scelta delle cuffie, potete avere due opzioni: o usate le cuffie Bluetooth, oppure, come io consiglio, usate le cuffie con il cavetto. Ovviamente il cavo delle cuffie non è sempre lungo a sufficienza per poter lasciare a noi la libertà di movimento necessaria. Per questa ragione potete procurarvi una più lunga, come questa, con un mini jack da una parte maschio e dall'altra femmina, una più lunga normale, che può avere lunghezze adeguate a seconda di dove voi avete il vostro computer e dove siete seduti. Siamo arrivati al capitolo dedicato al video. La ripresa video può essere fatta in tre modi differenti. O utilizzate la webcam che avete nel vostro computer, oppure utilizzate una webcam esterna collegata da un cavo USB, o ancora potete utilizzare una camera più professionale, che però vi rende tutto più complicato e più costoso, perché per esempio necessita anche di un convertitore. Il mio punto di vista personale, in questo periodo in cui è così difficile riuscire a vedersi, in cui proprio mancano le relazioni umane, manca quel contatto che c'è stato fino a qualche mese fa, è legato all'uso della webcam del computer. Perché se voi mettete una camera esterna, che sia una webcam, che sia una camera professionale, quando parlate, parlate al computer, non alla camera. Ma la persona che c'è dall'altra parte, siccome vi vede attraverso la webcam, se è esterna, vi vede guardare in una direzione sbagliata rispetto a dove guarda lui, a dove lui. Allora, anche se si vede un po' meno bene, guardate la webcam del computer e usate quella, che almeno così virtualmente, se non altro, ci vedremo negli occhi. Cari pianisti di Telemasterclass, adesso aspetto i vostri commenti qui nell'info box. Mi piacerebbe molto sapere che cosa pensate delle informazioni che vi ho dato, ma anche condividere con voi le vostre esperienze. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e poi iscrivetevi al nostro canale, attivando anche la notifica per ricevere appunto l'avviso quando noi pubblicheremo i prossimi video divulgativi per pianisti. Ciao a tutti!